Weekend romano per Jacqueline Kennedy. Proveniente da Washington e diretta a Nuova Delhi, la First Lady, che è accompagnata dalla sorella principessa Rareswill, si ferma a Roma 2 giorni. La sua visita non è ufficiale. Il cielo è imbronciato, ma una piccola folla sfida la pioggia per salutare a Fiumicino colei che i giornalisti francesi definiscono la Parigina d'America, per sottolinearne la grazia e l'eleganza. Sulla Cadillac, tutta nera, dell'ambasciatore degli Stati Uniti, Jacqueline raggiunge il Quirinale, dove l'attende l'onorevole Gronchi. Dopo un breve colloquio, la signora Kennedy si congeda dal Presidente della Repubblica. Innumerevoli fotografi, ecini e operatori riprendono la scena e la stretta di mano viene ripetuta varie volte per esigenze artistiche. L'indomani il pontefice riceve Jacqueline in udienza privata. Giovanni XXIII prolunga di circa un quarto d'ora il colloquio, che secondo il cerimoniale non dovrebbe superare i 20 minuti. E anziché congedarsi dall'ospite sulla porta della sua biblioteca privata, come è nelle consuetudini, l'accompagna attraverso 3 saloni fino alla sala del tronetto. È mezzogiorno, migliaia di persone attendono in piazza San Pietro che il Papa impartisca la consueta benedizione domenicale da una delle finestre del suo appartamento. La signora Kennedy vorrebbe mescolarsi ai fedeli che gremiscono la piazza, ma la folla acclamante preoccupa la scorta e la First Lady è costretta a proseguire. A sera, dall'aeroporto di Fiumicino, riprende il suo viaggio verso l'India. Roma non è stata cavalleresca con lei e non le ha regalato nemmeno uno scampolo di sole in questi 2 giorni. Però Jacqueline, prima di lasciarci, dice sorridendo: è meglio così, sentirò meno la nostalgia di questa città indimenticabile. Poi si volge per salutare ancora la città eterna, ma il suo non è un addio, è un arrivederci.